Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, siamo sempre a Fiera Cavalli e ci troviamo in compagnia di Alice Ghizzardi. Sì, buongiorno, buongiorno Alice. Buongiorno. Grazie mille di essere con noi. Allora, noi abbiamo già parlato della storia di Alice Ghizzardi in uno dei nostri ultimi numeri di Cavallo Magazine. Sì. Però oggi abbiamo deciso di conoscerla un po' più a fondo, un po' più approfonditamente, perché la sua storia è molto interessante. Certo. Alice nella vita fa la fisioterapista, giusto? Sì, per cavalli. Sì. Esattamente. Sì, sì. E ne ha fatto proprio un po' la sua vocazione. Ma non è proprio questa la particolarità della sua storia. La particolarità di questa storia è che Alice monta una cavalla che è totalmente cieca. Sì. Allora, Alice, raccontaci un pochettino, qual è la tua vocazione? Allora, beh, innanzitutto, ovviamente, è una passione che dura da più di 20 anni, la passione per i cavalli. Ho voluto, appunto, fin da piccolina farlo diventare un lavoro e così, appunto, è stato, nel senso che fare la fisioterapista non è facile, è un lavoro che però dà tante soddisfazioni, dà tante, appunto, gratificazioni. E quindi, appunto, lavorando costantemente con i cavalli, fin da subito volevo fare qualcosa, sì, ok, con loro, ma anche per loro, quindi aiutarli. Ed è stato proprio anche il caso di aver incontrato, purtroppo, una cavalla che inizialmente è nata come vedente, classica vedente, quindi comunque faceva tutte le cose possibili e immaginabili da ex saltatrice. Da tre anni fa ormai purtroppo non utilizza più la vista, quindi una grossa disabilità questa. Esattamente, e quindi la tua storia con Fantasia parte però più indietro, se non sbaglio. Nel 2018. Quindi 5 anni. Cinque anni, adesso sarà 5 anni che è con me la cavalla. Ok. Sì, 5 anni. E poi invece 3 anni fa è subentrata questa malattia. Come è iniziata veramente? È iniziata praticamente che ha colpito, innanzitutto si chiama uveite, e sì. L'uveite appunto è una malattia che man mano può diventare cronica, ovviamente, se non curata subito. È la banale cataratta, come negli umani sostanzialmente. E come avete curato, come avete gestito questa L'abbiamo patologia? L'abbiamo curata inizialmente, si pensava che fosse una cosa molto passeggera, e quindi con il banale collirio, il Tobral, il classico. Sì. Ma dopodiché la situazione peggiorava sempre di più e abbiamo dovuto fare intervenire un oculista che è la dottoressa Claire Orzalesi, che purtroppo ha diagnosticato un'uveite a stadio avanzato. E non si poteva fare grandi cose se non operarla, però l'operazione richiedeva sforzi economici e poi non si sapeva se ci fosse stata una recidiva. E questo solo su un occhio? Solo su un occhio. E poi si è replicato anche sul secondo, giusto? Poi dopo un anno praticamente la cavalla ha iniziato a non vederci dall'altro, dall'occhio sano. Ma raccontami un po'. Come ti sei accorta del progredire di questa malattia, che c'era un qualche problema all'occhio? C'era un qualche problema riguardo al fatto che la cavalla cominciava a schivare i vari ostacoli che si presentavano sul suo cammino, cioè il buco piuttosto che il cestino messo sulla sua sinistra, tutto quello che circondava era diventato un po' un pericolo per lei. Perché non lo vedeva bene? Perché non lo vedeva bene, lo vedeva molto offuscato. E quindi poi io sapevo benissimo che stava diventando un po' un problema, io avevo paura poi per la sua salute, per come dovevo affrontare questa cosa. E come ti sei sentita quando è stata diagnosticata questa malattia? Ero veramente a terra, perché comunque alla fine, insomma, ho preso la cavalla per farci qualcosa, per fare comunque i suoi saltini, fare i suoi esercizi. Sono stata molto giù di morale, è stato veramente un periodo molto difficile. Però molto poi difficile. Siete riusciti a gestirla e insomma siamo riusciti a gestirla. Avete fatto un ottimo lavoro, sì. E adesso raccontami com'è stato il progredire del lavoro. Ma allora, adesso è una situazione stabile, stiamo comunque, la cavalla utilizza sempre una cura palliativa in modo tale che l'uveite sia sempre più o meno stabile. Facciamo sempre il solito controllo 1-2 volte all'anno, però la cavalla, se uno la vede appunto in campo, sembra normalissima, cioè nel senso le varie andature che fanno i cavalli, passo, trotto e galoppo, le fa come se ci vedesse. E invece lei è sicura ormai. Invece lei non vede nulla. Ormai non vede più nulla, ormai abbiamo praticamente perso il 100% della vista.
e purtroppo non si può fare più niente, deve soltanto imparare a gestirsi. Quindi anche la cavalla si è molto tranquillizzata, se non sbaglio. Si è tranquillizzata, ha cambiato diciamo comunque molto anche il carattere andando avanti. Prima una cavalla molto nevrile, è rimasta comunque un po' nevrile, ma in ogni caso con questa cecità è diventata molto più dolce, molto più affettuosa, più sensibile. Questo perché si fida molto più di te probabilmente, quindi ascolta la tua voce, la tua presenza, quindi ha potenziato probabilmente tutti gli altri sensi. Sì, è diventata veramente bella anche da montare, c'è confidenza, c'è fiducia sulle salite, nelle discese, ormai è diventata una macchina. E come la gestisci nel quotidiano? Allora, nel quotidiano io praticamente faccio sempre le stesse cose ripetute, nel senso che arrivo, parcheggio la macchina sempre lì in modo tale che lei mi sente che arrivo, vado in selleria, prendo le mie cose, le metto davanti, la tiro fuori, la spazzolo, la monto, dopodiché la metto via e dopo, una volta che ho finito di montare, lei si aspetta sempre il fieno, quindi fieno bagnato, e ha i suoi orari, sia con appunto a livello per il pranzo, per la cena, per il fieno, ha tutto, è proprio scandito, bisogno come tutti i cavalli, tutti i cavalli. Lei ormai è diventata una macchina, cioè sa che a quell'ora gli arriva il fieno e lo aspetta, perché la noto, la conosco. Poi ovviamente quando ci sono io la monto, la giro, l'allenamento classico di un cavallo che è il lavoro. Quindi riesci anche a girarla la corda? Riesco anche a girare la corda, è un po' più difficilino, perché comunque alla fine dalla parte in cui ha perso la vista più tardi è molto sbilanciata, e quindi io appunto fisioterapista devo cercare di ribilanciarla comunque. Quindi tu hai fatto un grande lavoro, cioè tu hai applicato a Fantasia anche quella che è la tua professionalità. Certo, appena è arrivata nel 2018. Quindi anche prima che perdesse la vista. Prima appunto quando è arrivata nel 2018 abbiamo dovuto veramente fare un lavoro tra me e il veterinario per risistemarla, perché era arrivata in una condizione pietosa. Quali erano le sue problematicità? Allora, innanzitutto la magrezza, ma perché non mangiava nel maneggio dov'era, e soprattutto l'atrofia muscolare, cioè la cavalla non lavorava ed era non era atrofica, quindi comunque era proprio senza muscoli, proprio così banalmente. E quindi inizialmente che tipo di lavoro hai fatto? Ho fatto un lavoro fisioterapico 3 volte a settimana per 2 mesi. Scaduti i 2 mesi ho iniziato a fare lo stretching, quindi comunque tutte le varie manipolazioni che si fanno dopo il percorso iniziale, e dopodiché dopo 3 mesi ho iniziato a mettere la sella, quindi è stato un lavoro lungo, e poi abbiamo dovuto lavorare tanto a livello comportamentale, perché la cavalla era proprio fuori come un balcone. E questo in che modo l'hai fatto? Mi sono fatta aiutare da una mia carissima amica, che lei era già un po' più avanti su queste cose, gli piaceva lavorare sui cavalli problematici eccetera, e mi ha aiutato tantissimo, e piano piano si è fidata la cavalla, piano piano, e adesso devo dire che il lavoro che è stato fatto prima adesso viene ripagato, perché è veramente da portare in giro, ormai è diventata super brava. E poi quando hai iniziato a montarla, che tipo di lavoro hai fatto? Classico lavoro di un cavallo da lavoro, barriera a terra, riscaldamento, passo, trotto e galoppo, cambi di galoppo, qualche saltino, perché fino a 3 anni fa ci vedeva, quindi lavoro classico. E adesso quelle cose che le abbiamo un po' insegnato, ormai sono 5 anni fa, adesso mi ritrovo che è più facile la gestione. Ma quello che io trovo veramente sbalorditivo è il rapporto che si è instaurato tra di voi, perché... Sì. Una cavalla che non vede, noi di solito siamo abituati a affidarci ciecamente del nostro cavallo, e invece in questo caso è esattamente l'opposto. Quindi è la cavalla che si fida in una maniera incondizionata di te. Sì, è quello che è difficile, cioè bisogna lavorare tanto su se stessi. È quello che è meraviglioso. Tu che tipo di lavoro hai fatto su di te per questo? Allora, non mi nascondo, sono una persona ansiosa di mio. Con Fantasia non posso permettermi di essere ansiosa, perché lei lo sente, lei lo percepisce dal modo in cui cammini, da come ti muovi intorno a lei, dalle mani sudate, se ce le hai calde, fredde, cioè... Un lavoro, bisogna fare comunque un lavoro veramente proprio su se stessi, bisogna essere un po' psicologi di se stessi,
Già con i cavalli bisogna esserlo, figurati con un cavallo disabile che fondamentalmente non ci vede. Quindi devi stare molto tranquillo. È veramente una storia molto bella, ma io ti chiedo, qual è stata la tua motivazione più grande in questi anni? Allora, sicuramente lei mi ha dato un grossissimo spunto, perché comunque lavorare su di lei è come lavorare anche su tanti altri cavalli, e nel mio lavoro Fantasia mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente sono contenta di averla trovata, perché comunque alla fine è una cavalla di cui mi sono talmente affezionata che non potrei farci, cioè non posso stare senza di lei, ovviamente. E poi mi ha dato comunque un grosso spunto per lavorare, anche essere più sensibile nel mio lavoro, perché alla fine comunque la cavalla è diventata sensibile da ormai 3 anni a questa parte, e per il mio lavoro so già cosa devo fare se incontro un cavallo simile, cosa che mi è già successa. Davvero, raccontami. Mi è già successa con un cavallo, ovviamente ci vedeva da un occhio, sì e no, e l'altro completamente perso a causa di un'uveite. Il proprietario mi aveva già detto: attenzione, non sai, io non so come muovermi, non ce la faccio, devo stare attento io. Io invece sapevo già come muovermi. E quando ho saputo poi fondamentalmente che ero proprietario di una cavalla non vedente, mi ha fatto i complimenti. Perché il cavallo sapevo già come mettere le mani, dove mettere le mani. È stato incredibile. È meraviglioso. Meraviglioso, perché alla fine comunque sapevo già fondamentalmente come muovermi. È davvero bello. E quindi mi ha aiutato tanto, cioè, ma non perché è lei. Io ho trovato, da una situazione così negativa, siamo riusciti a uscirne e quindi a vedere qualcosa di positivo da questa cosa. Perché molte persone lo metterebbero in un angolo oppure in box, o magari lo sopprimono anche. Esattamente, io quello che trovo veramente, veramente meraviglioso è come si possa riuscire, a partire da una disabilità così importante, perché alla fine la cecità questo è, sì. Il fatto che tu riesca a far vivere a Fantasia la vita migliore che lei possa vivere. Ci provo, non è semplice, a volte magari si cade nello sconforto, perché comunque alla fine non, a volte dico: ma sono all'altezza, ce la faccio. Capita magari quando la porto in giro, magari mi spavento io, invece non posso spaventarmi. Però lei c'ha voglia di andare, lei a volte non si rende conto che gli manca una parte fondamentale, cioè se lei gli vuole galoppare, devi fidarti, cioè c'è quel flusso che ci lega. Forse è perché è lei che sente di potersi fidare di te. Sicuramente, c'è qualcosa però, quando la si monta, che c'è un flusso, è come se c'è qualcosa che ci unisce fondamentalmente. Veramente, a me piacerebbe infatti raccontare un po' di più anche magari le varie sessioni di allenamento, come, perché non tutti i giorni lo faremo, ma sicuramente, cioè, sarebbe super interessante. Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi, dei grandissimi complimenti, perché cos'altro si può fare, sei bravissima. Grazie. Stai facendo un lavoro sia a livello professionale sia a livello umano con una cavalla che ha una grave disabilità. Un lavoro veramente, veramente strepitoso, quindi semplicemente grazie. I miei migliori complimenti. Grazie. Grazie mille del tuo tempo. Grazie che mi avete invitato. Grazie. Grazie.